posto dietro. Rolando Franchetto se lo prende lo steccato con Oro, che però viene compressa all'interno. Allora è Man of the World che va davanti su Louisiana e stupesca Thalberg. Anche in quella ora di Irlanda che è rimasta compressa in corda e quindi costretta a mantenersi in coda. Louisiana va su Man of the World in terza posizione e stupesca, in quarta Thalberg vicino Arabajan, quinta in corda Nouvelle Chance con di fuori difesa d'ufficio, che è quindi in settima posizione all'esterno, e da Nouvelle Musician con Louisiana che traccheggia l'arti di Melodio, non gli dà l'attacco, Branca va sul collo, verso un cordo Thalberg con vicino a posto Arabajan che ha all'interno Nouvelle Chance con l'inquadratura che va a stringere a tre quarti della dritta. Arabajan muove in quarta in anticipo lungo sul difesa Marex Oro d'Irlanda che prova il recupero, poi Catna Von sulla curva Man of the World Louisiana e stupesca Arabajan Thalberg difesa d'ufficio a largo tutti Oro d'Irlanda in corda Nouvelle Chance, poi prova l'anticipo anche Marex in mezzo alla pista, addirittura Man of the World all'esterno Louisiana e stupesca Arabajan difesa d'ufficio, e all'esterno si dovrebbe essere Marex. Man of the World prova la fuga da stupesca a largo Marex, poi Arabajan difesa d'ufficio, Man of the World arroccato in corda, Marex che lo aggredisce, poi stupesca e difesa d'ufficio, sono questi che lottano con Marex che attacca Man of the World, poi difesa d'ufficio, stupesca e Captain Avon, nel finale Man of the World contro Marex e stupesca. Rivediamola. Secondo me era passato Marex, vediamo se è riuscito a tenere fino in fondo, ma Branca di dentro non si è mai dato per vinto. Vediamo un po', Marex di fuori e Man of the World di dentro, stretta fin qui, tempo di galoppo a favore di Branca, qui sembrerebbe netto Branca, vediamo dall'altra inquadratura che gli dà più vicini, e come al solito gira e rigira, vincono Branca, Botti e Fumì 2-8, e per la terza moneta giocata a 5-3 e stupesca precede